Jorge Lorenzo ha partecipato a un'intervista in cui Chi ha lasciato molte informazioni sul futuro di Marc Marquez e della MotoGP, di cui vi raccontiamo la parte più importante. Benvenuti su MotoGP News, non dimenticate di iscrivervi e di mettere mi piace. Tanta tecnologia, dispositivi, appendici aerodinamiche, ali. Ti mancano le MotoGP come quando hai iniziato nella classe regina? La tecnologia è importante, perché quella applicata nei circuiti finisce per essere applicata alle moto da strada, ed è un fatto positivo quando si tratta di vendere moto più sicure. Quindi, se questa fase degli ultimi anni ha contribuito all'evoluzione della tecnologia aerodinamica, è per rendere le moto da strada un po' più sicure. Ma è vero che, anche così, lo spettatore non apprezza che le moto da corsa assomiglino esteticamente e tecnologicamente a una mini Formula 1. Se la rimozione delle ali genera meno turbolenze, i piloti soffrono meno nei sorpassi e le moto vanno un po' più lente in curva, ne trarremo beneficio. Pensa che Marc Marquez abbia preso la decisione migliore firmando per Gresini? Penso che abbia preso la decisione migliore a livello sportivo, anche se aveva un contratto molto importante con la Honda. Sapendo che ha 30 anni e che ogni anno che passa si avvicina al ritiro, per un pilota vincente non è bello essere fuori dai primi 5 in molte gare e senza la possibilità di lottare per il titolo. È stato difficile vedere la coppia Marquez-Wave separarsi dopo molti anni, ma credo che sia stato un divorzio concordato. Ha liberato Honda dalle pressioni e gli ha permesso di ripartire da zero con nuovi piloti e un nuovo progetto, cambiando persino i colori della moto. Cosa si aspetta da lui? Nessuno scoprirà Marc. È uno dei migliori piloti della storia e l'unico che abbia mai visto che praticamente non ha paura di cadere o di farsi male. Ha ancora un'ambizione sfrenata. Naturalmente è cambiato. Ora vediamo un Marquez più riflessivo e cauto. È probabile che, a causa del grave infortunio al braccio che ha subito, non vedremo più lo stesso Marc, ma forse un Marc migliore in futuro. Potremmo vedere un Marquez che non ha perso molta velocità e con lo slancio che nel corso della sua carriera lo ha avvantaggiato più volte. Un Marc che commette meno errori e subisce meno cadute, pur essendo più consistente e abbastanza regolare da lottare per i campionati. Ora, all'inizio, potrebbe essere un vantaggio per lui indossare la GP23 e non la GP24? No, sono sicuro che, se potesse scegliere, sceglierebbe la 24 GP. Ma non potrà cambiare le cose. Deve dimenticare questo svantaggio a livello psicologico e, con quello che ha, essere il miglior pilota Ducati del 2023. Se ci riuscirà, sarà in grado di sorprendere i piloti della 2024. Ma all'inizio dell'anno scorso, i piloti della GP22 erano al top e addirittura vincevano le gare con una moto già pronta e con i dati della 2022. Dipende dall'anno. Ci sono anni in cui c'è un grande passo avanti, tra la vecchia e la nuova moto. Ma ci sono altri anni in cui la nuova moto è peggiore. È successo in passato, ma non credo che quest'anno sia il caso della Ducati. Proprio così, questa stagione è una di quelle in cui la nuova moto è chiaramente migliore di quella vecchia. E questo non è positivo per Marc. Non credo che la differenza sia insormontabile, ma con la 2024 Marquez andrebbe un po' più veloce. Purtroppo per lui è arrivato in Ducati in un anno in cui sembra che la nuova moto sia chiaramente migliore di quella vecchia. La GP24 riceverà delle evoluzioni nel corso della stagione. Quali miglioramenti può ricevere una Ducati dell'anno precedente, così diversa da quella nuova e da un team privato? In passato abbiamo visto piloti ricevere non solo aggiornamenti, ma una moto completamente nuova. I piloti che avevano la moto vecchia hanno ricevuto la moto nuova. Non so se questo possa essere il caso. Quello che è chiaro è che in termini di regolamento, la Ducati non può modificare i motori e, in ogni caso, dovrà accontentarsi di miglioramenti a livello di telaio, elettronica e aerodinamica. Pensa che la Ducati possa concedere a Marquez questi miglioramenti? In questo caso sarà molto importante la politica e il rapporto che Marc ha con la Ducati e con Gigi Dall'Igna. Gigi è contento dell'arrivo di Marquez, sostiene il suo approdo. Vuole avere i migliori piloti tra le sue fila e sono sicuro che, se Marc continuerà a fare bene come al suo debutto, Dall'Igna e la Ducati lo sosterranno quest'anno e vorranno che resti con il marchio anche in futuro. Conoscendo Dall'Igna, quindi, pensa che non gli dispiacerebbe se Marc rimanesse per altri anni. Dall'esterno, sembrava che la Ducati non fosse particolarmente entusiasta dell'arrivo di Marquez.
Non credo che questo sia il caso di Dall'Igna. Direi anzi che è lui quello che si è dimostrato più favorevole. Parlo dall'esterno, non dall'interno. Non so perché non abbia suscitato questa illusione in alcune parti della Ducati. Quando vedranno che Mark si sta comportando molto bene con la Ducati e, soprattutto, che si è impegnato a rimanere con la casa e a non cambiare di nuovo o tornare alla Honda, lo sosterranno. Avere Marc Marquez è una garanzia di avere un pilota che lotterà per il campionato. Quando è stata confermata la sua firma per la Ducati, si è detto che avrebbe potuto sconvolgere l'ambiente Ducati e che un pilota come lui è difficile da gestire. Cosa intende per difficile da gestire? È un pilota molto veloce e può vincere facilmente il campionato del mondo con Gresini, battendo i piloti ufficiali. Bagnaia ha 27 anni e Jorge Martin 26. Sono di un'altra generazione. La Ducati deve guardare al futuro e Marquez potrebbe avere ancora 5 anni di vita. Pecco, Martin e Bastianini, un decennio. Questa differenza di età potrebbe essere fondamentale per la decisione della Ducati. Se fossi in Ducati e Mark fosse d'accordo, vorrei avere Marquez tra le mie fila per molto tempo. Con il balletto di contratti che ci sarà quest'anno, non si chiude la porta per vedere il pilota 93enne vestire di rosso nel 2025. No, no, per niente. La Ducati ha la fortuna di avere 8 piloti molto veloci e ha il coltello dalla parte del manico. Hanno la moto migliore e possono scegliere i due piloti che vogliono per la squadra ufficiale per il 2025 e per il futuro. E per il futuro. Con la moto vincente che hanno, perché Jorge Martin ha deciso di lasciare la Pramac a fine stagione e persino la Ducati per andare in un team factory se non lo vestono di rosso? Per scoprire i motivi, bisogna chiedere a Jorge Martin stesso. A mio parere, l'orgoglio può giocare un ruolo nella decisione. L'orgoglio di dire: ho dimostrato il mio livello e la mia velocità, ma anche così non mi vestirete di rosso. Può darsi che Jorge Martin ritenga che la Ducati non lo abbia valorizzato abbastanza rispetto a Bastianini. Se c'è un professionista in Ducati che da anni ha un debole per Marc Marquez, è Davide Tardozzi, il team manager della squadra di Borgo Panigale, Lenovo Ducati. L'italiano era raggiante al termine della gara del Qatar per la vittoria del suo pilota, Francesco Bagnaia, ed era anche molto contento di vedere l'intelligenza con cui aveva corso Marc, un pilota che non soffre più con un'altra marca, ma che sente come una minaccia da un'altra squadra, la Gresini Racing. Tardozzi ha salutato Haas con un abbraccio e un ampio sorriso, prima di dire: «La vita è bella se si vince. Pecco è stato fantastico. Sabato ha sofferto per le vibrazioni, dovute al fatto di essere dietro, per le turbolenze dei sorpassi, che sono un problema perché fanno salire la temperatura della gomma anteriore. È fondamentale arrivare primi e sabato sera», ci ha detto che sarebbe partito in testa e sarebbe andato via, cosa che ha fatto. Quando GLI è stato chiesto cosa pensasse del debutto di Marquez sulla Ducati 2023, ha iniziato a battere le mani al cielo, interrompendosi per esclamare: «Intelligente! Ha fatto quello che doveva fare!» Mark arriverà nelle posizioni in cui si disputano le gare. È un pilota che vincerà le gare e potrà lottare per il campionato. Il Team Factory Ducati ha fatto il colpo da maestro di rinnovare Bagnaia prima dell'inizio della stagione e ora la domanda è chi sarà il suo compagno di box. In linea di massima la lotta dovrebbe essere tra Bastianini e Martin, che si sono già affrontati in passato e l'italiano ha vinto. Ma Tardozzi non esclude che anche Marquez possa essere un candidato per quel posto. Sicuramente anche Marquez può entrare nella lotta per essere il compagno di squadra di Pecco, ma non abbiamo fretta. Non so quando verrà presa questa decisione. Marquez è un grande campione. Un'ultima domanda al buon Tardozzi. Si trattava del debuttante, per il quale ha avuto anche buone parole. Acosta è un campione, ma ha bisogno di più tempo. Qui ha commesso un errore tirando troppo e consumando troppo le gomme. Questo perché non ha ancora esperienza con questa moto e con questi pneumatici. Acosta a metà campionato sarà sul podio. Marc Marquez ha sofferto nella lotta finale con Jorge Martin e, tra le altre ragioni, è per questo che ha dato per scontato il quarto posto. Nei test di Valencia avrei firmato per il quarto posto nella mia prima gara con la Ducati. «Su questo circuito ho sempre sofferto nella guida con la gomma anteriore», ha detto Marc Marquez, che ha vinto solo una volta all'USEI e che ammette di aver avuto la stessa preoccupazione. «Ho dovuto tenere molto la gomma anteriore».
Il pilota catalano ha riconosciuto che questo non era l'unico problema, ma che ne aveva avuto un altro derivato da una decisione presa dopo la sprint. Fisicamente la gara è più facile con la Ducati, ma ho faticato di più con la moto rispetto a ieri. Abbiamo fatto una piccola modifica alla messa a punto, ma non ha funzionato, ha ammesso Mark. Marquez ammette anche di aver fatto fatica a sorpassare e, in effetti, a parte il tentativo con Martin alla fine, in cui non aveva scelta, e quando ha passato a Costa, a causa di un errore dello spagnolo, ha guidato sempre nella stessa posizione, limitandosi a mantenere il suo posto. È stato difficile sorpassare, perché quando ti avvicini alla moto davanti, la pressione aumenta, ha aggiunto. Cosa ne pensate di tutto ciò che abbiamo trattato oggi? Vi leggiamo nei commenti, non dimenticate di iscrivervi e di mettere mi piace.